mondo sta iniziando a risfornare un po' di polle, anche Horizon 2020 sta impegnando l'ufficio a fondo, quindi ringrazio il CPV di essere riuscito a mandare qui una persona, anche perché già oggi parleremo di due opportunità specifiche, uno su rimettere a punto un progetto LIFE che avevamo presentato con una classe del master precedente a Padova dell'Alto Vicentino, e l'altro per una garanzia giovani, una DGR 1064 per garantire ai giovani inoccupati e disoccupati un corso preparatorio ai temi dell'europrogettazione in modo che poi possano fare questo corso con maggiore cognizione di causa. Io vi do un saluto, di solito quando vengo in questo posto vorrei venirci senza giacca e cravatta, ma due volte all'anno dicono che bisogna mettersela anche per rispetto degli interlocutori, ma l'affetto che mi lega a questi luoghi è un affetto sin dai tempi in cui venivo dal punto di vista consulenziale a fare le certificazioni EMAS delle scuole del territorio, che magari forse, forse questo spaccato non lo sa ancora, ma la certificazione EMAS della scuola del Poleo, delle Rosmini e così via è stato frutto di un lavoro che una decina d'anni fa approntai qui sul territorio, e perché l'amicizia che si è sviluppata con l'amministrazione attuale mi ha portato a conoscere la splendida location della villa di Villa Rossi, che un po' in sinergia con il Fenice secondo me rappresenta quel punto di partenza per ricaratterizzare i luoghi, no? È un luogo non solo della cultura, ma un luogo che può anche rispingere un'economia del territorio. Io sono Andrea Grigoletto, sono direttore tecnico della Fondazione Fenice Onlus, che gestisce il Parco delle Energie Rinnovabili Fenice a Padova. È il Parco Fenice, sì, sono direttore tecnico, però in realtà lo abbiamo proprio creato io e un'altra persona, stornando dei finanziamenti dall'Europa e dalle fondazioni attive, un po' come embrionalmente è stato per questo posto che oggi ci vede ospiti. Abbiamo recuperato senza chiedere niente a nessuno 2,5 milioni di euro, senza nessun aiuto da parte della politica, anzi, in questo caso invece in questo contesto avete una forte volontà, anche secondo me diffusa dalla politica, di voler ridare una caratterizzazione al territorio nel senso dell'economia sostenibile e della green economy, e abbiamo messo in piedi questa realtà all'interno della quale abbiamo pensato che per vivere non dovevamo chiedere soldi agli enti che ci circondavano, ma dovevamo mettere in piedi delle attività che avessero un senso, cioè che la gente volesse comprare perché le riteneva interessanti, utili per quello che è il fine della fondazione. Possiamo usare, sì, il microfono così anche nella registrazione? Chiedo scusa. Così non possiamo spostarsi perché ha perso il clima e si distrugge. Adesso mi sentite forse un po' meglio. E, ecco perché ho detto questo, non solo perché come tutti quando facciamo un lavoro spero siamo orgogliosi del lavoro che facciamo, però ci sono? A posto, i diritti TV sono stati pagati? Benissimo. Allora, dicevo non solo perché come tutti sono orgoglioso del lavoro che faccio e penso che il modo migliore per onorare il proprio lavoro sia esserne orgoglioso, no? Ma anche perché quella che è stata poi uno strano cammino di questi 10 anni mi ha fatto vedere che questo master in finanziamenti europei siamo riusciti a farlo a Padova, ma lo facciamo anche a Milano e adesso lo stiamo esportando nell'Alto Vicentino. Compito della mia piccola dissertazione è farvi vedere in che cosa consiste questo percorso, cercando di esprimervi che al di là delle giornate di formazione si tratta veramente di un percorso di crescita per mettere in piedi una serie di iniziative che poi potete portare avanti negli anni, insomma non solo in tutta la programmazione di Horizon 2020 ma anche in tutto quel rivolo di finanziamenti e fondi che si possono spendere a livello locale. Dalla partecipazione abbiamo visto un grosso afflato dei comuni e del terzo settore, abbiamo visto come sempre la presenza anche di liberi professionisti, oggi nei nostri corsi c'è sempre un avvocato, un architetto, perché anche queste non sono più categorie che stanno in piedi da sole, hanno bisogno di diversificare i loro servizi. Abbiamo visto qualche giovane studente che vuole lanciarsi in un'idea di autoimprenditorialità e abbiamo visto anche le aziende che purtroppo e tutto sommato sono sempre un po' presenti, eppure essendo quelle che dovrebbero avere il maggiore interesse a fruire di certo tipo di finanziamenti fanno sempre un po' più fatica a definire delle risorse umane in grado di starci dietro, perché parliamoci chiaro, per stare dietro a questo mondo di finanziamenti bisogna avere anche una voglia di voler investire nella propria struttura, qualcuno che sappia individuare i finanziamenti, che sappia individuare i partner e che sappia fare una sana e positiva attività di lobby. E, detto questo, io ringrazio il Comune di Sant'Orso perché sin dai tempi, insomma, non sospetti, ha voluto cucire con noi questa esperienza. Ringrazio il Centro Produttività Giacomo Rumor perché comunque da anni facciamo progetti con loro anche partendo dal Padovano, e parto con quello che vi aspettate che oggi no, si voglia portare avanti in termini di pensiero.
Parto dicendo che il Comune di Sant'Orso, il Centro Proprietà Giacomo Lumori e la Fondazione Fenice hanno firmato una convenzione la cui finalità e oggetto è promuovere il Master in Finanziamenti Europei e i corsi legati alle iniziative del Fondo Sociale Europeo, con l'idea di portare sul territorio dei finanziamenti, quindi va molto al di là della singola formazione della persona. Quello che il comprensorio dell'Alto Vicentino sta capendo oggi è che se dà sul territorio ai soggetti che vi sono presenti delle possibilità di organizzare in progetti europei, regionali, del MISE e così via, può attivare delle politiche insieme a questi soggetti, che è il vero valore aggiunto al di là della formazione personale. Per far questo necessita che sia l'amministrazione che i soggetti sul territorio però dialoghino in una lingua comune, cioè certe cose le sappiano, e questo vediamo che non sempre è così. Quindi alla valle di questa diciamo convenzione, col comune di Schio ho mostrato quello che abbiamo fatto a Padova. Questo è il Parco Fenice, in alto a sinistra vedete già 10 anni fa, anzi 11 ormai, l'inaugurazione. Il signore in alto che spicca per teutonica presenza è il sindaco di Friburgo Dieter Salomo, che è venuto a Padova 11 anni fa a inaugurare il Fenice e con cui da 11 anni teniamo più rapporti di quanti tutto sommato ne riesca a tenere il comune. E questo a testimonianza che tra le diciamo frasi che più spiccano da Friburgo dice: un luogo dedicato alla cultura della green economy come avete fatto voi con il Fenice, tutto sommato non ce l'abbiamo neanche a Friburgo, pur avendo noi a Friburgo tante altre belle cose, ben intendiamoci. E in quella foto c'è un po' di politica, c'è il consorzio industriale, c'è la fondazione Cariparo, scusate, c'è anche un senatore che all'epoca era senatore di turno, il senatore Tognoli, professore di economia, e c'è anche l'associazione degli industriali. Cioè questo territorio dove per la prima volta non si sono messi i soldini negli stipendi, ma li si sono messi per creare un luogo che faccia respirare, poi si sono coalizzati dentro un po' tutti, anche più di quelli che avremmo pensato che fosse possibile si coalizzassero, perché hanno trovato un luogo dove esprimere dei contenuti che prima non probabilmente mancava, pur essendoci tante altre cose. Quello che vedete è un ostello, un centro di formazione dove facciamo formazione per le più grosse multinazionali della green economy, Conergy, Suco, Silfab, Solar, Solon, ABB, Immergas, Sime, Baxi, Clima Veneta. Baxi e Clima Veneta sono di Bassano, per spiegarci, cioè voglio dire vengono a Padova a concentrare la formazione delle loro filiere. E dalle 6 in poi però ci sono anche le associazioni, quindi paradossalmente alla sera si riempie di società civile, associazioni, famiglie che trovano in questo posto un luogo dove avere anche momenti di incontro. E durante il giorno c'è anche tutto il settore delle scolaresche, perché vengono in visita 400 scolaresche da 7 regioni a pagamento, un pagamento ovviamente ecocompatibile per i loro costi, però vengono a imparare i percorsi della green economy, quindi c'è un'economia che si è venuta a creare dove bene o male un 20-30 persone trovano a vario titolo un'espressione anche di sussistenza. E l'ho fatto per farvi capire, ecco, da dove è partita tutta questa faccenda. 20 anni fa eravamo 2 capi scout e volevamo fare una base scout, poi poiché lavoravamo nei finanziamenti europei abbiamo tirato fuori 2,5 milioni di euro, l'associazione ha detto per le nostre tasche è una cosa un po' al di fuori dei cordoni, fate una fondazione. Allora abbiamo fatto una fondazione insieme al consorzio zona industriale e abbiamo preso un diritto di superficie sul territorio, abbiamo portato 2,5 milioni di euro e noi ogni anno paghiamo al comune 18.000 euro da affitto. Quindi un'area marginale che prima era covo di immondizia è stata messa a reddito secondo il principio di sussidiarietà, da lavoro a 20 persone e nello stesso tempo, sì, da lavoro a 20 persone a vario titolo, non tutti dipendenti ovviamente, e nello stesso tempo riesce a pagare un affitto di 18.000 euro su un'area marginale che prima era un costo. Oltre 18.000 euro ce la manuteriamo, 8 ettari di sfalci e di territorio messo in ordine. Ecco, per spiegare che le sinergie ecosostenibili possono esserci, questo era un po' il principio da cui siamo partiti. Questa cosa noi la vorremmo fare anche su questo territorio e l'occasione è data dalla storia di Villa Rossi, che è sicuramente molto più importante del punto di partenza da dove partivamo noi, è data dalla presenza sul territorio di uno dei più grossi enti di formazione, a mio modo di vedere, della regione Veneto, che è il CPD, ed è data da un territorio pedemontano che ragiona da città ma al contempo mantiene delle radici in un luogo che ha ancora delle economie che si potrebbero risolleticare. Questo è un po' il pensiero che ci ha spinto a fare tutto questo. E quindi benvenga, ma via le gelosie, cerchiamo di fare sinergia e lavoriamo con i soggetti del territorio, perché le gelosie non portano da nessuna parte, le competizioni le si fa con quelli che stanno di fuori, non fra con vicini di casa. Fra vicini bisogna fare tessuto, rete, valore aggiunto, questa è la mia opinione delle cose.
alcuni progetti che voi conoscete che già ci sono sul territorio, Covenant Capacity, Fondo Sociale Europeo, con diversamente i due progetti del sociale avviati dal Comune di Sant'Orso, A++, il Patto dei Sindaci, il PAES. Questo territorio ha già dei progetti importanti. Il problema è che da questi progetti poi bisogna arrivare all'economia. Culturalmente fa la serata dei DJ, di cui ho sentito l'eco pure a Padova, ma occhio che quella può essere anche un'economia della creatività se ci sono spazi e modi adeguati. Quindi bisogna passare dal progetto di sistema al progetto della singola organizzazione, di chi si mette assieme e riesce a organizzare una microeconomia legata all'asset culturale del territorio. Questa è l'operazione che vogliamo fare con questo master e va ben al di là delle 32 ore più esame che vogliamo proporvi nel percorso. Quindi la proposta formativa, qui non ho fatto ancora tempo a stampare l'editing dell'Alto Scledense, in quanto siete stati così veloci che non mi avete dato tempo di andare in rotatoria, quindi la brochure che avete è la brochure generica, però poi stiamo facendo anche la brochure che poi è identica nei contenuti, tolti i nomi dell'Alto Vicentino, e si articola in un percorso che, come vedete, si porta a 9 tappe, 10 con quella di oggi. Perché 10 con quella di oggi? Perché non vogliamo attivare delle forme di marketing per convincere la gente a fare i nostri corsi trovandosi poi sorprese. A me piace spiegare, lo faccio sempre anche a Milano, andremo anche a nelle principali fiere di settore, incontriamo le persone, gli spieghiamo quello che facciamo e poi le persone decidono di iscriversi al nostro master, perché vogliamo che capiscano, anche per creare armonia nella classe, qual è lo scopo che noi vogliamo portare avanti con il nostro master. Quindi l'open day non è un elemento di marketing e basta, ha già dietro 20-30 giornate di lavoro per capire chi invitare, come creare omogeneità nella classe, che programmi spingere rispetto ad altri, relazionare le 60 persone che sono qui presenti per capire che preponderanza c'è, quindi che docenti prendere in considerazione e chi un po' meno, capire bene quali sono insomma le realtà che sono presenti. E si parte poi in una programmazione di 8 mezze giornate che sono state studiate tutto bene. Abbiamo l'elicottero del Presidente del Consiglio oppure no? Ok, un attimino. Ci sono cellulari, 2-3 prova, 2-3 prova. 2-3 prova? No, è dentro la borsa. Va bene, al massimo alzo la voce. Prova lontano. Mi sembra che ci siamo. Proviamo ad andare un po' avanti, lo direi così. Ecco, allora dicevo, sono 8 mezze giornate, le abbiamo pensate dopo ormai la nona edizione di questo master che facciamo. Le abbiamo pensate il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, perché è quella combinata che permette di investire metà del tempo del proprio ambito lavorativo e metà del tempo della propria volontà personale. Anche questa è stata una scelta che abbiamo studiato per capire qual era l'alcolato giusto per dare alle persone la possibilità di essere presenti, perché ci deve essere un po' di volontà dell'organizzazione di dire vai a fare questo percorso e un po' di volontà della persona di diventare protagonista di questo percorso, quindi deve esserci anche la crescita professionale che deve essere portata avanti all'interno di questo master. E noi abbiamo quindi 8 giornate e la nona che vedete lì è una giornata on demand, perché quando una persona, adesso è arrivata anche la mosca, quando una persona ha finito e maturato il percorso del master, non c'è una prova d'esame a testo a crocette, ma porta, prenota nel gruppetto di persone che si è organizzato dentro il master la prova d'esame, va o via Skype o de visu di fronte ai docenti e presenta un progetto che vuole portare a compimento. Quindi scrive il progetto, lo invia una settimana prima, almeno una settimana prima, la commissione lo prende in esame, lo corregge, ti dà dei suggerimenti, convoca il gruppetto di 3-4 persone che ha fatto questo esame. E l'esame consiste nella discussione del progetto, quindi usciamo di quanti membri è fatta la 7ª commissione della Commissione Europea e entriamo invece nel verificare l'efficacia finale. Un, due, tre, prova.
1, 2, 3, prova, eccolo là, fatta, adesso sì che è tutta un'altra cosa. Dicevo che usciamo dalla logica di un master di natura accademica, che ha la sua importanza, però per altre cose, a mio modo di vedere. Invece entriamo nella logica di individuare un formulario, scaricare un formulario, trovare i partner, scrivere il formulario, presentare alla commissione d'esame il formulario, discutere il formulario. Questo è l'esame di questo corso, cioè saper fare. Okay? E perché questo è il modo con cui poi, a nostro modo di vedere, si fa evolvere un territorio. Okay? C'è chi lo fa a livello accademico per capire un po' se è riuscito a indovinare tutte le soluzioni tecniche del bando, c'è chi lo fa perché l'amministrazione gli ha affidato un compito, c'è chi lo fa perché ha un'azienda che ha bisogno di diversificare alcune delle proprie attività. Le motivazioni possono essere diverse, ma rimane pur sempre il fatto che andiamo a valutare la capacità di scrivere un formulario e di sottoporlo in maniera corretta presso o l'Europa o la Regione o il Ministero o gli enti che erogano fondi per la ricerca come fondazioni e altre realtà. Ecco, quindi la nona giornata è quasi una forma consulenziale, ve ne rendete conto, perché viene corretto il formulario, viene detto, ovviamente il teorema dell'infallibilità non c'è, però assume una rilevanza, secondo me, di prendersi responsabilità del percorso che si è fatto, che non è una cosa da poco. Inoltre ci sono quattro pomeriggi di sabato dove facoltativamente verrà messa a disposizione questo luogo e i gruppi, poiché non avranno sempre la possibilità di incontrarsi durante la settimana, possono rimanere divisi per gruppo in questo posto e il pomeriggio con la rete wifi continuare a lavorare sul formulario. Quindi per chi non avesse la possibilità di lavorare a distanza o di conoscersi oppure di ritrovarsi durante la settimana, il sabato, visto che è qui, può fare un eco spuntino che è stato offerto da una realtà vicina al territorio, quindi ci sarà la possibilità di mangiare all'interno sempre del costo del master qui, però questo poco importa. Cosa più importante, avrà il pomeriggio la disponibilità della struttura per lavorare sul progetto, quindi ci sono questi quattro momenti di autonomia dove ci sarà un tutor e voi potrete lavorare con la wifi, quindi scaricarvi tutti i formulari da internet, compilarli assieme e attraverso la pagina Facebook che vi farò vedere dopo anche fare le domande al professore, perché c'è anche tutto un tutoraggio online, per cui se qualcuno ha dei dubbi vi verrà spiegato come relazionarvi con la piattaforma del master e fare anche delle domande se si ha dei dubbi su alcune situazioni. Poi tutto questo ve lo farò vedere, però era tanto un po' per spiegare che non si tratta solo di 32 giornate, si tratta di un open day, capire quello che si fa, fare 8 tappe di mezza giornata, fare 4 pomeriggi in gruppi per incubare il progetto, prendersi la responsabilità di presentare il progetto on demand ad una commissione d'esame. Io credo di essere già in questo momento in condizione di spiegarvi un po' dov'è l'aspetto che fa sì che in un anno e mezzo abbiamo già fatto 9 edizioni di questo master e alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato, tra cui anche il Comune di Sant'Orso, ha già vinto qualche bando dopo questo master qui, ok? Perché anche questo va sottolineato. E chi saranno i docenti di questo master? Allora, innanzitutto i punti di forza su cui noi portiamo prima di parlare ai docenti sono questi. Siamo entrati in un'epoca di autoimprenditorialità, un termine che è al centro di questo master, una parola che esce dal termine di impresa. Oggi l'impresa la può sostenere anche il comune, sostenendo e creando nel territorio delle situazioni per cui si possa fare autoimprenditorialità. Mettiamo che domani ci sia un'ottima idea per valorizzare lo splendido parco che abbiamo qua vicino e trovassimo qualcuno che riesce a trasformarlo in un centro congressi, in un hotel, in un residence, non so cosa possa essere, questo poi rimarrà l'intelligenza del territorio. Ci sono delle forme di sussidiarietà con cui il territorio può mettere a disposizione per un tot di anni un usufrutto gratuito, una convenzione gratuita sull'energia, un sistema di project financing per aiutare delle situazioni sul territorio. In più, con questo master, con un computer e con un basso grado di investimento, ovvero un computer e una connessione internet, e un alto grado di conoscenza dei temi della loro progettazione, puoi avere un mestiere. C'è gente che vive di questo, c'è gente che viene assunta nelle cooperative per fare questo, nelle associazioni, negli enti di formazione, pochino dentro le imprese, ed è un gran peccato perché di fonti ce ne sarebbero, ok, di fondi anche per le imprese, però ecco, è uno strumento di autoimprenditorialità perché ha un basso grado di denaro per arrivare alle tecnologie che ti servono per fare questo lavoro, però un alto grado di conoscenza che non va sottovalutato. Siamo in una società della conoscenza.
Lavora aprendo nuovi mercati, perché Horizon 2020, che poi è stato ripreso dalle politiche del Ministero e del Mise, che poi è stato ripreso anche dalle politiche in tema di ricerca e sviluppo, che andranno a unirsi a livello locale alle linee di indirizzo europeo e quindi le fondazioni che gli vanno dietro. Adesso si parla anche di sinergia tra il Fondo Sociale Europeo e la Cassa Depositi e Prestiti e i fondi interprofessionali, quindi anche le ultime risorse che ci sono rimaste, hanno preso tutta una logica di andare a spingere un certo tipo di mercati della conoscenza. Quindi quando voi vedete un qualsiasi bando europeo, siete spinti a ragionare la vostra idea in un certo tipo di direzioni, che non sono solo quelle della green economy, sono anche la direzione del digitale, la direzione del web, la direzione delle conoscenze sociali applicate alla realtà, sembra una frase un po' detta così, però voglio dire, le scienze sociali oggi stanno vivendo delle interconnessioni importantissime a livello di cooperazioni sul Mediterraneo, per esempio sul tema immigrazione, integrazione, food, filiere corte, cioè ci sono tutta una serie di implicazioni che stanno portando in auge anche le scienze sociali, ok? Quindi aprire la testa che parte di questa crisi è perché la produzione di questi luoghi è rimasta ancorata a cose del passato, non ha saputo andare verso quelle che sono invece le novità del nostro territorio. Chiedo al CPU quante volte abbiamo sentito valorizzare i brevetti del MATEC, per esempio, che c'è dentro al Demotec, e quante imprese qui presenti sanno che esiste una struttura pagata con i soldi pubblici che è un database di tutti i materiali innovativi e nanostrutturati che possono essere utilizzati per l'innovazione di prodotto. Però poi a Padova lavoriamo con soggetti che iniziano a fare le case d'argilla, la ditta di Pinter che ha sede a Ora, lavoriamo con tedeschi che fanno i mattoni con un particolare fungo che hanno scoperto avere un materiale isolante particolare dentro di sé, cioè scopriamo che poi l'innovazione si può fare a tutti i livelli. E, docenti, i docenti sono un mix. Per poter far passare tutto questo c'è una prima parte nelle prime due lezioni dove sono docenti di taglio più istituzionale, che sono docenti che lavorano o per enti come Veneto Innovazione e Veneto Sviluppo o policy advisor della Commissione Europea, cioè soggetti che lavorano negli uffici di Bruxelles e portano avanti le politiche dal punto di vista istituzionale. Quindi le prime due lezioni, sia esso Manzariol piuttosto che altri docenti, vi porteranno un quadro istituzionale di dove stanno andando le policy, cioè inizieranno a dire guardate che qui la trippa è stata suddivisa in questi filoni e per andarla a prendere vi dovete attrezzare in questa maniera, ok? Quindi è una bussola orientativa. Questi docenti hanno un'alta capacità di spiegarti gli aspetti lobbistici, un'altra capacità di spiegarti come è stata divisa la torta a livello istituzionale, una bassa capacità di tradurli poi in fase operativa. Infatti dalla terza alla sesta lezione abbiamo una serie di docenti che provengono invece dal mondo del privato, che hanno più di 50-60 progetti approvati a testa, uno di questi è Marco De Vetta, ma c'è anche Leopoldo Noventa, che tengono una dorsale di lezioni e sviluppano i punti cardinali del master, che sono individuare i fondi, quindi riuscire ad orientarsi nel panorama Horizon 2020 e sapere individuare i bandi, saper scrivere la scheda progetto e saper redigere il budget. Questi sono i tre punti, le tre mainstone. Basso livello riesco a individuare i finanziamenti, quindi ho chiaro che per la mia cooperativa questi possono essere i finanziamenti, riesco a individuarli, capisco quali sono e poi chiedo ad altri di operare. Medio livello, l'individuo, ho un'idea progetto e riesco a buttarla giù in maniera coerente in una scheda progetto, a mandarla via e coinvolgere dei partner per ragionare assieme su un progetto. Questo è il medio livello. Alto livello, riesco a scrivermi il formulario e a fare soprattutto il budget, che è la parte un po' più ostica perché è quella che richiede anche delle competenze un po' più stratificate nell'esperienza. Quindi diciamo individuare scheda progetto ricerca partner, formulario budget sono i tre livelli con cui io divido un po' con l'accetta coloro che fanno questo mestiere, ok? Tutti e tre i livelli possono essere utili in un'azienda, nel senso che per due progetti che scrivete, credetemi, alla fine del master 10 li farete con qualcun altro che vi invita, cioè il lavoro è equamente distribuito tra sforzi personali e entrare in reti altrui.
Il problema è che noi chiediamo sempre di fare il progetto al vicino di casa, invece quelli che hanno bisogno degli italiani sono i partner esteri, perché sono loro che hanno bisogno di avere tre partner in un altro paese, ok? E invece noi andiamo sempre a chiedergli i soliti e quindi congestioniamo, e se io vado al CPV più di tre partner italiani non ne può buttare dentro e quindi rischio di rimanere fuori. Oggi con la Fenice io ho l'ostello pieno con la Bulgaria e la Romania, attraverso gli Erasmus Plus, attraverso progetti che lavorano sull'interscambiabilità dei giovani, ma il mio oro sta nell'intercettare le filiere di altri paesi e portarle sul territorio, per uno che ha l'ostello, ma sta facendo solo un esempio, ok? Quindi attenzione che il mestiere non è solo sempre scriversi il proprio bando, perché l'errore centrale che si ha è che si vuole dire all'Europa qual è la tua idea. Invece ragionate, com'è che si chiamano i bandi europei quando escono fuori? Chi è che mi dice la parolina chiave? Il bando europeo, quando esce, si dice esce una call. E se uno ti chiama al telefono, gli racconti la tua vita o gli chiedi chi è e ascolti cosa da dirti? Se la nonna telefona alle 3 di notte, dici ciao nonna, che cosa hai da dirmi? Se è una call, è una chiamata. Quindi vuol dire che loro ti stanno chiamando per realizzare un obiettivo dell'Europa. È totalmente rovesciato da ciò che noi capiamo in Italia. L'Europa fa delle call, cioè vuole realizzare degli obiettivi, debito PIL, tenere sotto controllo l'immigrazione, società della conoscenza, deve realizzare degli obiettivi su cui mette dei soldini e non finanzia la tua idea, finanzia qualcuno che dimostra di saper realizzare un suo obiettivo, esattamente il contrario di ciò che abbiamo in testa il 99% delle persone che sono qui. Ok? E questo è il tema centrale che bisogna riuscire a cogliere. Se non si coglie questo, devi avere fortuna che per qualche bizzarro fatto la tua idea sia fortemente inclinata per quello che l'Europa ti sta chiedendo. Ma sono call. Quindi prima leggo, capisco i libri bianchi, i libri rossi, i libri verdi, che cosa dicono, capisco qual è la policy europea e poi connoto il mio progetto. Mentre molte volte, specie nell'azienda, si dice ah, io ho questa idea innovativa, devo portarla avanti, ma ti sei preoccupato di capire se questo è centrale per ciò che l'Europa vuole? Perché stanno facendo una call, non vogliono sapere che opinione hai in merito, la loro opinione ce l'hanno già, hanno già deciso che Europa vogliono. Tu devi dimostrare di saperla costruire, è l'esatto opposto dal punto di vista di pensiero. Infine c'è una terza fascia di docenti che sono i docenti specializzati, perché tratteremo tre strumenti importantissimi anche per questo territorio: piani di sviluppo rurali, qui ci sono molte economie rurali, quindi di solito chiamiamo a Padova la Loredana Marcuti del GAL Patavino, qui in base alla presenza poi delle persone inviteremo il GAL locale a fare un'ora e mezza di docenza, i piani operativi regionali, progetti da 400-500 a 1000 euro di tacca, spesso molto collocati per le piccole e medie imprese, ma anche in rete con fondazioni e associazioni, e il terzo, il piano strutturale, il Fondo Sociale Europeo, qui c'è il CPB, ovvero tutta quella miriade di finanziamenti che sono tra la formazione, un po' di consulenza, ma anche sostegno al lavoro e all'occupazione, perché magari, se non so, qui c'è qualche imprenditore che nei prossimi mesi intende assumere una persona per caso, anche cooperativa, che pensa che nel corso del prossimo anno probabilmente assumerà una persona per almeno un anno. Non è una promessa, poi non è che prendo giù il cognome e gli mando 20 curriculum. Non c'è nemmeno una cooperativa che pensa che entro un anno potrà assumere una persona a tempo determinato per un anno. Adesso vi dico che c'è un finanziamento a valere poi sull'INAIL, una cosa un po' particolare, che attraverso dei fondi sociali europei, si chiama un premio occupazionalità, può dare fino a 6-7 mila euro di stipendio di questa persona se un imprenditore si impegna ad assumere per almeno un anno una persona che provenga da questo percorso formativo. Significa che mi costa 28 mila euro e 7 mila me li sgravio già perché mi vengono dati dal Fondo Sociale Europeo. Quindi attraverso la formazione posso pescare anche dei soldini che mi aiutano a tenere anche l'occupazione nella mia azienda. Quindi non è solo formazione del Fondo Sociale Europeo, è anche usare la formazione in chiave di consulenza, perché molti utilizzano i soldini del docente per fare formazione e consulenza, specie nelle Learning Week e c'è proprio un'attività anche di formazione, assistenza e consulenza, e in queste attività possono farsi da aspetti della sicurezza,
aspetti ambientali, aspetti di innovazione di processo e di prodotto, aspetti della lean production, ne ho viste parecchie di realtà del genere, no? E usi dei soldi per pagarti quei consulenti che sennò avresti in coppa come cassa normale. E queste piccole cose, no, vanno utilizzate perché da sole giustificano il costo del master, giustificano una persona che ci sta un quarto del tempo e si fa molto presto ad abbattere dei costi con questi piccoli strumentini. Quindi diamo attenzione anche al piano di sviluppo rurale, piano operativo regionale e fondo sociale europeo, dove chiederemo anche, in particolar modo per il Fondo Sociale Europeo, partendo dalla Garanzia Giovani, che grazie all'elevato numero di comuni che è venuto in questo avvenimento, riusciamo poi a entrare anche un pochino nelle grazie del CPD e ad avere una certa, come dire, prelazione, perché qui ci sono 13-14 comuni che possono unire le forze verso questo intento, okay? E siamo gente che comunque si iscrive al proprio progetto, perché i gruppi progetto ti manderanno già le UFC compilate e quindi vi permetteranno anche a voi di fare meno fatica per presentare un progetto, è così che si costruiscono le reti, no? E a questo serve poi il cappello istituzionale. Il quarto punto l'ho già parlato, con pochi investimenti di denaro e molti in conoscenza. Laboratori, fasi pratiche, case study. Ecco, laboratori pomeridiani, ne ho parlato prima, laboratori con tutor e con docente, cioè ce ne saranno alcuni durante l'orario delle lezioni con docente, dove vi dividerete in gruppi di 5 persone, individuerete il progetto e inizierete a incubarlo. Il docente vi dirà sì, no, sbagliato. E il pomeriggio col tutor invece lavorate in autonomia, ma potete postare domande e pezzi di elaborato fatti per capire se siete sulla strada giusta. E in questa fase qualcuno che magari va a fare dei progetti o dei programmi che sono già stati fatti, alle volte mettiamo a disposizione anche dei formulari già compilati per far capire come si scrive, no? Quindi se abbiamo dei casi di successo, in molte occasioni, togliendo ovviamente i riferimenti legali per la privacy, mandiamo dei pezzi di formulari in modo che uno impari quello che io chiamo essere la musica, no? Cioè come suona, come si scrive il progetto, no? Quella cosa dove devi promettere tutto senza farti fregare, che poi devi dire tutto quello che hai promesso, quindi cioè, bisogna essere, maturare un linguaggio espositivo che è da progettista, insomma. E infine attenzione agli aspetti legislativi, finanziari e fiscali, perché attenzione, molti di questi bandi poi vanno a cucirsi, e voi avete fatto anche l'adesione al patto dei sindaci in questo territorio, a finanziamenti della Banca Europea degli investimenti e a situazioni di denari che non sono dati a fondo perduto, ma che sono legati ad aspetti di agevolazione, oppure che vengono dati in equity, cioè il 20% del 100% se ci sono investimenti di un certo tipo. E è il caso degli Elena, dei mini Elena, però insomma ci sono tutta una serie di strumenti ad altissimo livello che fanno sì che però alle volte ci siano anche delle possibilità per un territorio molto organizzato di portare dei finanziamenti molto grossi. Padova in questo momento, e lo stiamo gestendo dal Fenice, ha vinto un progetto Padova Fit di 12 milioni di euro, dove verrà fatto il rimodernamento di tutti i condomini della città di Padova. Quindi vengono fatte delle gare a dialogo competitivo e vengono individuati dei fondi di investimento con Innesco, che è una ESCO di Banca Etica, e altri privati, che mettono a disposizione un budget per rimodernare tutti i condomini della città di Padova. E 12 milioni di euro fanno lavorare un po' di installatori, credo, no? Questo fondo è un mini Elena, non è neanche un Elena, è un FEI, è un piccolo fondo che deriva, è un mini Elena, e sono delle soluzioni che ovviamente fanno sì che ci sia il privato, quindi delle ESCO, dei soggetti che appartengono al territorio, e che ci sia ovviamente la capacità di organizzarsi anche di un territorio in maniera più complessa, quindi più comuni che si mettono insieme, fanno un PAES e delineano un certo tipo di interventi strategici per il territorio. Adesso io volevo farvi un po' vedere, poi che questa cosa non è fuffa, no? E vi faccio vedere una pagina Facebook, non Facebook come lo intendete voi. Quando abbiamo dovuto lavorare ci siamo domandati in che maniera potevamo mettere a loro agio le persone. Allora facciamo delle parti, per ogni master facciamo una pagina Facebook dedicata, dove la prima lezione per mezz'ora insegniamo alle persone, per chi non lo sapesse, a referenziarsi dentro Facebook. Creiamo un gruppo e sulla pagina Facebook carichiamo le slide, carichiamo le riprese audio di tutte le docenze, quindi se qualcuno sta assente una mezza giornata può andare lì e si becca non solo le slide ma anche la registrazione audio della lezione, e carichiamo anche tre pillole.
tre pillole video, di cui una ve la farò vedere adesso, è di Marco De Veta, docente master di questo corso, delle pillole dove le tre lezioni principali, cioè i tre punti, individuazione del bando, scheda progetto e budget, abbiamo fatto delle riprese video dove il docente ripete i tre punti focali del master, quelli che non si possono non capire, e li spiega puntualmente in una maniera che secondo me è da best practice europea, tant'è che ci hanno chiesto di venderle anche sul web queste pillole. Allora, per farvi capire, questo è uno strumento di lavoro importante, perché se il comune vi manda in trasferta o c'è la festa del Santo Patrono e saltate un sabato mattina, avete la possibilità di recuperare i contenuti in maniera molto agile. Adesso spero di riuscire a uscire, eccola qua. Allora, la pagina Facebook è questa. Ecco, allora vedete, questa è una pagina che è accessibile solamente alle persone associate, cioè alle persone, scusa, che si sono iscritte. E allora devo fare, per riuscire a scorrere qui, devo fare modifica, giusto? Due dita. Due dita. Due dita, perfetto, scusatemi, quindi mettono anche io la tecnologia di due dita, ce l'ho qua sotto, sono confe, eccola qua, trovata, perfetto. Ok. Allora, dicevo che in questo master ci sono solo le persone che si sono iscritte al master. Se voi andate su membri, qui trovate le persone che si sono iscritte, ok, e tutti i docenti. Quindi non è che chiunque può accedere a questo master, c'è un tutor, in questo caso abbiamo individuato un tutor per l'area del VCD, ne avrete ben due in questo territorio, che referenziano le persone e fanno sì che i contenuti siano referenziati solamente per voi, ok? Per darvi l'idea, in questa edizione di Milano ha partecipato anche lo studio Ambrosetti al master che abbiamo proposto, quindi c'è una realtà anche di un certo peso specifico, insomma, ecco, ActionAid, per chi lavora nel terzo settore, voglio dire che è una delle più grosse ONG a livello mondiale, insomma. E noi all'interno di questo poi carichiamo tutti i file, ok? Quindi ci sono tutti i file delle lezioni, ok? Vedete, che possono essere file di schemi di progetto, quindi anche strumenti di lavoro e tutte le slide della lezione di turno. In più, arrivando qui, potete vedere che, andiamo scorrendo un po', qui ci sono tutte le domande, ecco la scheda del mio progetto, fatemi sapere se va bene e come procedere poi con l'esame, grazie, a presto. Ilaria Colombo, che è stata una di quelle che ha finito prima, prende, allega la scheda, la manda al tutor, la relaziona, la mette e la sottopone all'attenzione del docente, il docente la guarda, la corregge e istruisce la pratica per l'esame, ok? Quindi diventa uno strumento dinamico di lavoro. E volevo farvi vedere, a un certo punto si vedrà, ci sono anche i file audio dove è possibile poi questa è la PowerPoint, poi questa è la presentazione di De Veta, e poi man mano che uno scorre trovate anche il file audio. Mosca fastidiosissima, ah, perché sono caricati su Dropbox, scusate, c'è la versione Dropbox dove ci sono anche i file audio. E ecco, per darvi l'idea, secondo me, della qualità di contenuto, volevo farvi vedere anche un piccolo video. Questa è una pillola che verrà anche appunto messa a pagamento online. Che fine ha fatto? Sta caricando. Ok, aspetta, rischiacciamo, riportiamo su. Questo è un supporto perché le mail stanno quando si vedono. Cosa è successo? Ha sentito la scarica. Questa persona è quello che ha vinto il progetto Padova Fit, che ha scritto e vinto per il comune di Padova il progetto Padova Fit, e sarà uno dei vostri docenti. Questa pillola di cui attualmente... Passiamo ad un esempio pratico. Il progetto che usiamo come esempio si
chiama promozione dei finanziamenti europei in regione. Problema. Questo è il punto di partenza e rappresenta il bisogno o il problema dal quale l'idea progettuale prende spunto. Nel nostro caso il problema. La connessione internet poi è stata appena messa, quindi adesso con calma pesa. È una scarsa capacità da parte del territorio di captare opportunità derivanti da programmi di finanziamento europeo a gestione diretta. Obiettivo strategico. Questo è l'obiettivo di medio e lungo termine che il progetto si pone. È un obiettivo di ancoraggio che va oltre la durata del progetto. Nel nostro caso l'obiettivo strategico è aumentare entro il 2020 l'entità di finanziamenti europei ottenuti dagli enti e dalle organizzazioni presenti in regione. Obiettivi specifici. Questi sono gli obiettivi di breve termine che si vogliono raggiungere entro una fine di progetto. Nel nostro caso, aumentare le conoscenze. Colmo intanto questi momenti di pensiero di scaricare del file. Come vedete, le milestone, cioè se non fai una scheda progetto, non chiedere a qualcuno di fare un progetto con te, devi riuscire a fare una buona scheda progetto. Delle aziende, degli enti locali e delle associazioni che sono in carico del progetto, relativamente ai programmi di finanziamento e di gestione diretta. Aumentare le competenze progettuali degli enti target e facilitare la creazione di consorzi regionali. Ecco, la scheda deve essere redatta, messa in inglese, mandata ad almeno altri tre partner. Attività. Tutte le attività che portano a raggiungere l'obiettivo strategico nel medio e lungo termine. Tuttavia, le attività mirano soprattutto a raggiungere gli obiettivi specifici. Ad ogni obiettivo specifico. Ecco, io adesso stoppo la presentazione perché volevo semplicemente farvi vedere un po' gli strumenti che utilizziamo. Questi sono, ogni pillola è 15 minuti di tempo. 15 minuti di tempo sono una mattinata almeno di registrazioni, tenendo presente che devi preparare prima i materiali, perché non è così semplice riuscire a condensare quello che vi interessa in 15 minuti. Però ecco, con queste tre pillole vogliamo nelle milestone far capire che in quel punto del master devi aver prodotto quel tipo di risultato. Se arrivi a quella lezione del master e dopo questa pillola non hai fatto una scheda progetto, a questo punto inizia a essere colpa tua. Con responsabilizzazione, ok? Poi libero tu di farlo per conoscenza, però hai tutti gli elementi per mettere in piedi una scheda progetto. Dopo che hai fatto la scheda progetto, ti cerchi i partner, prendi la scheda progetto, la traduci in inglese e individui i partner con le reti che ti abbiamo insegnato, quindi c'è l'Eurosportello, c'è Union Camere, c'è Veneto Innovazione, c'è Veneto Sviluppo, ci sono dei portali dedicati, ci sono le reti di lobby che si creano attorno al master, c'è il comune, ci sono gli attori locali, ok? E mandi questa scheda progetto, perché anche il tempo è risorsa, quindi non bisogna sprecarlo, e vedi se gli altri ci stanno. Non scrivi tutto il progetto, mandi una scheda progetto di una pagina e mezzo con elementi precisi, scritti in un discreto inglese, dove ci siano tutte queste cose qui. La mandi, gli altri partner ti rispondono, hai creato il partenariato e inizi a lavorare assieme. Non come si fa in Italia, che prima si scrive il progetto, poi si trovano dei partner per strada. Non funziona così. Devi costruire il progetto insieme a loro e soprattutto rispondere alla call. Detto questo, il primo step è fatto, nel senso che uno a questo punto può dire o il progetto lo scrive un consulente o lo scriviamo assieme, perché c'è un tedesco bravo sul budget e scrive il budget, io ho l'idea tecnica e scrivo l'idea tecnica e qualcun altro, il gestionale di turno, che scrive le cosiddette unità fuffa, ma sempre molto importanti, che sono il monitoraggio del processo, che sono la diffusione dei risultati, tutte quelle attività che però noi diamo per scontate perché pensiamo che chiunque le possa scrivere, ma se non c'è monitoraggio e diffusione dei risultati non arriva neanche il migliore dei progetti, perché l'Europa vuole che ti dai soldi per, non per realizzare la tua idea, ma ti dai soldi perché pensa che la tua idea realizzi un suo obiettivo e come tale deve essere diffusa, molto semplice, deve essere uno spunto per un altro, niente gelosia, assieme si va più in alto, nani che salgono sulle spalle dei giganti, no che è mia, se mia, come si dice Veneto, e basta, cioè la diffusione dei risultati deve essere motivata, chiara, e deve giustificare che sta dando te dei soldini e non ad altri, che non li dà per fare i cavoli tuoi, li dà perché tu possa realizzare un obiettivo europeo,
io ripeto sempre il famoso debito PIL, supponiamo di avere un'area omogenea del debito PIL o di interscambio delle merci o di qualità ambientale o alimentare e così via, perché tutti possano studiare questa tua buona prassi e dire cavoli, questa è una cosa che mi serve per costituire il tessuto Europa. Questa è la logica. Secondo step, mi vado a cercare il bando, tiro giù il formulario e inizio a scrivermi il formulario, cioè non solo scrivo l'idea progetto, ma inizio a dire anche ci sono 5 bandi che possono rispondere a questa idea, secondo me si potrebbero fare questi, questi richiedono un partenariato pubblico, questo privato, questo associazioni e così via, quindi do già delle situazioni evolutive in più, non decido insieme agli altri che progetto scegliere, ma do già io un'idea che si potrebbe fare quella particolare call perché magari parla di questo specifico problema. Quindi individuo il bando, lo scarico e mando quindi anche già ad attori di un certo tipo tutta una serie di informazioni aggiuntive, compresa anche una prima sintesi di budget. Terzo step, sono molto bravo. E coordino questa fase di scrittura del formulario, mi faccio anche la parte di budget, cioè sono in grado di suddividere il budget dividendo in maniera equa il budget fra i tre paesi, non che chi ha scritto il progetto becca la ciccia e gli altri seguono per permettermi di portarlo a casa, ma ci deve essere una reale cooperazione del progetto con una divisione del budget equa fra i vari paesi coinvolti. Quindi qual è il problema? Che alle volte uno va a prendere un partner, per esempio rumeno, albanese, bulgaro e così via, perché sono paesi in ingresso europeo, cioè di ultimo ingresso. Questi hanno dei costi orari molto bassi e per far 50.000 euro di euro devi far lavorare una mezza nazione alle volte. Tu invece, quando hai piazzato il dirigente e il suo delirate orario, hai fatto la stessa cifra con 10 giornate di lavoro. Quindi si interpongono delle capacità progettuali che devono miscelare un'armonia del budget che giustifichi che tutti hanno un peso nel progetto. Se no non ha senso che ti diano i soldi per fare un progetto con altre persone, lo devi dimostrare. In più devi saper definire bene i costi di viaggio e trasferta, devi saper definire molto bene gli overhead sono anche la cosa più semplice perché sono quelli non rendicontabili, devi saper distinguere molto bene la differenza fra servizi e forniture, lì molto, molto difficile come situazione, è spesso uno dei punti dove si cade molto sempre, cioè l'Europa distingue tra budget interno e budget esterno i soldini che ti dà per fare cose che tu sai fare, quindi se io ti do i soldini per fare una fornitura di beni che tu sai fare è considerato budget interno, se invece io ti do dei soldi per fare un servizio o una fornitura che tu non hai è considerata budget esterno, non è un centro di costo, è un centro di competenza per l'Europa, quindi bisogna capire certi meccanismi, ok? Quindi il budget si costruisce per loro attorno alle competenze che tu hai e quindi si è giustificato che tu possa direttamente spendere anche per altri dei soldini perché ne capisci qualcosa di quella cosa lì, è il capirne qualcosa di che definisce se hai budget interno o esterno, non è se lo stai spendendo te o se paghi un altro per farlo, per spiegarvi l'enorme distanza che c'è alle volte nel costruire un budget con l'Europa, non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè io posso lavorare nell'ambiente e avere 10.000 euro per un consulente che mi fa un sistema di gestione ambientale, ma capendone di ambiente rientra nel mio budget, se invece lo faccio sulla sicurezza che non è un aspetto che mi riguarda e chiamo un consulente esterno, non giustifico che io abbia la capacità di controllare un fornitore, quindi non avendo questa capacità il budget è considerato esterno, quindi la responsabilità è in capo al consulente esterno se fa delle cose sbagliate, e questo disciplina molto la parte di ciccia che ti rimane dentro la tua associazione e parte di soldini che invece vanno fuori, e bisogna saperlo fare questo tipo di alchimia, ok? E poi si costruisce il progetto e si chiama la commissione, lo si presenta e vedete che magari non sarete subito degli esperti professionisti, però arrivare a costruire un progetto, a consegnarlo, riuscite a farlo. E quando si naviga e si impara a remare, bene o male, poi il mare può essere più o meno grosso, però intanto hai imparato l'alfabetizzazione di questo mondo. Sei in grado di intercettare idee degli altri, sei in grado di innescarsi, sei in grado di dialogare con un tessuto diffuso, ok? Che è un elemento molto importante che vi tornerà a valore aggiunto notevole. In questo momento una piccola organizzazione come il Fenice che partiva da zero senza grandi cose gravita un bilancio di 600.000 euro con 20-25 progetti approvati all'anno.
cioè non, ci sono strumenti privati, ma ci sono anche progetti, quindi voglio dire, si può fare, non è vero che bisogna sempre avere le conoscenze, è vero che se ti conoscono come soggetto leader in quel settore hai più possibilità, ma questa si chiama lobby, non para qualcos'altro, ok? E ecco, questo è un aspetto che io, insomma, ci tengo molto ad esplicitare. Aspettate che cerco le... dove sarà finito adesso, facciamo così, eccolo qua, benissimo, utilizza, no, verifica, allora Marco ti richiedo, ma vedo che le due dita non funzionano più, si è perso, ma devo battere, è visuale, eccolo qua, fatta. E in sintesi, docenti policy advisor degli uffici di Bruxelles e project manager del privato, autoimprenditorialità e nuove budget per la propria organizzazione, prodotto che in 9 edizioni ha sempre 20, 30, dalle 20 alle 30 persone iscritte a Padova, Milano e nell'Alto Vicentino. A Milano lo stiamo promuovendo con Touring Club adesso, perché volevo connotarlo un po' anche nella rete delle città della bandiera arancioni. E quindi useremo tutta la loro pubblicizzazione per fare un'azione incisiva sulla rete delle bandiere arancioni e dei borghi e delle città d'Italia, e perché crediamo che Milano e la sede del Touring Club sia il luogo ideale per gravitare anche l'attenzione di questi soggetti. E scrivi il tuo progetto come prova d'esame, conosci le linee guida dell'ottavo programma quadro, ma abbiamo detto anche piano di sviluppo rurale, piano operativo regionale e piano e fondo sociale europeo, e non togliendo i fondi poi che arrivano a finanziamento in natura diversa, come possono essere i fondi della Banca Europea degli investimenti, quindi anche con una piccola attenzione a tutta una serie di strumenti inutili. E poi conosci reti per promuovere la tua idea, programma con la novità delle pillole. Il nostro master è sempre in movimento, stiamo già lavorando per permettere, ovviamente con unità formativa in più con i relativi costi, penso che nel corso del prossimo anno, dopo quest'anteprima, riusciremo a chiudere una piccola convenzione per fare anche un'unità progettuale direttamente a Bruxelles, dove porti il progetto e lo presenti all'ufficio di Bruxelles. Adesso stiamo cercando di chiudere anche questo piccolo patto, perché un po' venendo anche io dal privato, nonostante sia laureato in tutela dei diritti umani e diritto internazionale, quindi per me, cioè, io ho fatto questo di studi nella mia vita, però so che bisogna sempre innovare il tuo prodotto, se stai fermo un giro la giostra arriva, e specie nel Veneto, dove se uno ha una vigna buona l'altro gliela fa subito di lato, no? E io faccio un esempio: a Padova hanno messo la filiera del Grom, che è una gelateria di un certo tipo, che faceva fila da 10 metri, e nel giro di un anno in quella via che è via Roma, in 200 metri ci sono 7 gelaterie. Questo è il concetto stupido che ha il Veneto e l'Italia molte volte, non capisce che l'eccellenza va tutelata, non ha senso dare 7 licenze di gelateria vicine, ha senso mettersi insieme e portare via mercato all'estero facendo delle filiere in franchising dove il gelato buono viene portato in altri paesi, non mettere 7 gelati nella stessa via senza capire le differenze, solo perché uno che ha fatto Iskei. Cioè, questo tipo di modelli sono modelli che saccheggiano il territorio e lo lasciano più povero. E questa è una responsabilità enorme che hanno spesso le associazioni di commercianti e non la capiscono. Nei progetti buoni è la stessa cosa, tu devi renderlo sempre innovativo, quindi devi sempre tenere fronte al fatto che una cosa che oggi è nuova domani è vecchia, e arriverà un momento per tutti in cui si invecchia, quindi bisogna anche capire per tempo se avrai sempre il fiato per innovare o se a un certo punto dovrai anche capire con che strumenti, quando non avrai più l'energia e le forze per portarlo avanti, garantirai l'innovazione nella tua azienda. Perché voglio dire, anche i più ruspanti dei giovani, io ormai arrivo negli anta, ci sarà, arriverò un giorno nei 50, nei 60, e a un certo punto non ho più l'ossigeno per starci sempre dietro. Allora la domanda delle domande è: con che metodologia di lavoro, con che pensiero io riuscirò a garantire di essere sempre innovativo? Non potrà essere che una risposta che va verso anche l'apertura a qualcuno di giovane, la capacità di saper gestire dei processi assieme, facendo uno scambio che non sia solo intergenerazionale, ma anche intragenerazionale, ok? Perché se no le cose muoiono con te, e quante realtà abbiamo visto imprenditoriali, associative, cooperative che nascono anche con delle situazioni carismatiche che poi muoiono con queste stesse persone per la mancanza di questo elemento. Eccola qua.
va rilento lui perché io ho battuto la sbarra. Allora, siamo arrivati, ahimè, alla parte finale. Tutto quello che voi vedete diventa l'edizione di Schio, per cui abbiamo avuto 260 richieste di informazioni a cui abbiamo telefonato tutti quanti. Pamela e Laura che sono qui in aula, Laura alza la manina così ti conoscono, e Pamela che è l'altra, una mora e una bionda, eccola qua la Pamela, e, casuale però insomma ci fa piacere, e sono i tutor che hanno gestito anche un recall telefonico importante, quindi abbiamo già messo sul piatto il fatto di telefonare credo anche alle vostre persone anche per spiegare cosa facciamo, per dire di essere qui. 60 persone, non so, più o meno ci siamo, sono venute qui oggi e c'è già un mese di lavoro dietro, di contenuti, di pensiero, di presentazione della cosa, ed è importante capire questo perché sennò non ha senso collocare un prodotto formativo, si sgonfia sul territorio se la gente poi non ne parla, lo coccola, fa venire gli amici, capisce che può essere uno strumento utile, se ne viene un altro a farlo e si crea un movimento positivo, no? E la sede, come abbiamo detto, alternerà la sede di Villa Rossi alla sede del Demotech, lo vedete nella brochure online dove sono scritte le sedi, è il sabato venerdì pomeriggio e sabato mattina con facoltà facoltativi, 4 rientri dopo sabato a pranzo che sono facoltativi e sono rientri quelli col tutor che vi ho detto senza docente, e il sabato è garantito un eco spuntino, quindi all'interno del costo potete mangiare, non vi fate la buffata che poi non andate in coma, però riuscite a mangiare tranquillamente un po' di prodotti locali. Chi è che li fornisce? Che mi pareva di ricordare che c'era il centro cottura della scuola, perché i sabati pomeriggio saranno tutti qui, quindi valorizziamo anche una piccola realtà locale che insomma farà qualche altro pasto, in futuro potrà essere prodromica anche ad eventi di formazione su questo tema. Il costo è 1250 euro più IVA, il 22%, con lo sconto di 80 euro per coloro che hanno le condizioni della scheda, ovvero che siano residenti nel comune di Schio Sant'Orso, va bene anche i comuni con Termini, è che all'epoca non sapevo che c'era il comune di Zugliano piuttosto che un altro, quindi ampliata al territorio dell'area vasta, che siano iscritti a UPA e CNA, che per me è una forma di rispetto di chi lavora sul territorio, perché so che ci sono e pian pianino magari inizieremo a ragionare anche con loro, che si iscrivono in due o più persone e che formalizzino l'iscrizione entro un mese dalla chiusura delle iscrizioni, teniamo buona anche la data di oggi. E che dirvi, ci sono prodotti di questo tipo che costano 5.000 euro, ce ne sono che costano 500. E io non entro nel merito di ciò che possa essere meglio o sbagliato, ma di sicuro questo è particolare, nel senso che la logica che abbiamo provato a mettere, penso tra su di passione, la voglia di fare quel qualcosa in più, le pillole, cioè è stato anche divertente girarle, ma è un impegno, chissà poi se la pillola va bene o non va bene prima, dopo lo sai che è un buon prodotto, ma prima come fai a saperlo? Quindi innovare, metterci pensiero e soprattutto sapere che quella che va in giro è la tua faccia, questa che state vedendo in questo momento, la tua faccia, quindi la gente parla, sa chi sei, sai cosa ha venduto, sai di cosa stiamo parlando. Un modo per fare anche questo è economia in una maniera etica. Io credo che recuperare questa somma nel corso di un anno, se uno si applica, sia molto probabile, ok? Perché credo che vincere almeno un fondo tipo Fondo Sociale Europeo o un piano operativo regionale, piuttosto che magari, non so, qualcosa legato anche ai fondi interprofessionali, insomma entrare dentro un oggetto del genere, se uno ci mette un po' di testa e segue un tessuto di questo tipo, è quasi, diciamo, statistico che prima o poi arrivi. Certo, ci sarà anche qualcuno che riesce a gravitare invece una cosa di maggiore interesse che può portare a casa anche qualcosa di molto consistente, ecco. L'importante è capire che state comprando non solo la possibilità di scrivere un finanziamento, ma anche la possibilità di ragionare come territorio in maniera diversa. Questo ci tenevo, per quello ho voluto che oggi ci fosse anche il CPD e mi fa piacere la presenza istituzionale anche del signor Sindaco. Io, oltre ad essere un pelino stanchino, direi che usualmente arrivato a questo punto lascio anche lo spazio a qualche domanda, perché di solito c'è sempre qualche domanda in merito a quello di cui ho parlato, qualche delucidazione, ed è un po' difficile che possa aver espresso tutto al 100%, quindi se qualcuno ha qualche domanda, insomma sono